Ovviamente per portarti a casa deve essere senza disturbi. Infatti eccoli qua. Pronti a disturbare, io pronto a fargli una bella partitella. E molti loro dicono no, rank buono lo fai perché giochi così, sei cattivo, sei stronzo, stai camperando, cioè, io non sto camperando nessuno, siete voi che siete idioti, giocate in un certo modo e io per risolvere vi devo ammazzare, fine, se no io farei una caterva di giri, ma buona, cioè prenderei persino l'autobus, capito, uscirei dalla mappa e tornerei più tardi. Ed ecco com'è andata, alla fine, siccome non mi sono mangiato la cioccolata, mi sono mangiato un po' l'acqua. Poi coprirei un gelato di soia. Mica mi sto mangiando chissà che cosa. 1, 2, 3. Fico, si sente bene. Questo stato si sta bagato, vabbè. Sarà caduto. Il problema è che non ho messo il fatto di seminterrato, che coglione. Me ne accorgerò. Vaffanculo, sì, stanno là. Sei idiota allora. Mi sono interrato, eccolo laggiù. Non so dove sta. Wow, una Schwarzenegger, wow, una Schwarzenegger.
Mazza, se ne fotte. Volevate vedere il Bubba Basement? Vi piaceva la storia? Vi ho accontentato, raga. Vi ho accontentati tutti. Come sempre, sono proprio un bravo. Sono un bravo ragazzo. Ben ben ben. Sono un bravo che la Eras. Come vi becco, vi ammazzo. Quaranta. Sono troppo veloce, bello. Sono troppo veloce per te. Te lo metto under cool. Niente, questi giocatori sono spietati con i loro compagni. Li trattano come la grandissima M. Li lasciano là e vaffancina, dicono. Pazienza, tanto ci mangiamo gelato.
Che bravo pro player. Potrei uscire tranquillamente da qualsiasi cancello, tanto non ce l'ho per vederlo. Che coglione. Ci divertiamo un pochino. Comunque tu finisci pure il basement, questo lo sai. Lo sai che finisce il basement? Che si sono sempre lamentati. Buon baseman, insidioso. Eccotelo qua. Servito. Ah, sono proprio un pro player, eh. Ci siamo stati.